bianco, giallo, verde e blu, prenditi cura del mondo anche tu. La raccolta differenziata diventa uno spettacolo per bambini che fino al 29 maggio coinvolgerà 1885 studenti delle scuole primarie dell'Aquila. Lo spettacolo è interattivo, composto da teatro, danza, canto e strumenti multimediali. Nel finale coinvolge il pubblico in sala con il quiz sui rifiuti. I temi trattati vanno dal concetto di rifiuto all'abbandono, la raccolta differenziata e il riutilizzo. Il valore di uno spettacolo sulla sensibilizzazione alla raccolta differenziata e quindi al rispetto dell'ambiente è molto molto importante. Cerchiamo con l'arte teatrale, con la musica e con la danza di seminare in questi giovanissimi un rispetto maggiore, quello che è necessario per tutelare la nostra amata terra. I bambini reagiscono con molto entusiasmo a questo spettacolo, uno spettacolo molto coinvolgente, uno spettacolo dinamico e sembrano molto contenti. Pensato e ideato da ASM SPA L'Aquila con l'assessorato all'ambiente del comune dell'Aquila, lo spettacolo è scritto e messo in scena dal Teatro dei 99 all'Aquila. L'obiettivo dello spettacolo è sviluppare la cultura ambientale e il rispetto del proprio territorio, partendo dalle giovani generazioni di studenti più ricettive sui temi dell'ecologia e del riciclo. Questo è uno spettacolo molto importante per sensibilizzare i ragazzi, i bambini, al rispetto dell'ambiente, della natura. È stato uno spettacolo molto interessante, soprattutto coinvolgendoli attraverso le fiabe. I bambini sono stati portati a riflettere su questa necessità della raccolta differenziata giocando insieme agli attori. Quindi è stato molto divertente, ma nello stesso tempo uno spettacolo di riflessione. Molto molto valido, spero che si possano fare nuovamente queste esperienze fondamentali, perché bisogna partire dalla tenera età per dare delle educazioni giuste per il rispetto dell'ambiente. Gli attori bravissimi. È sempre una grandissima emozione, innanzitutto stare sul palco, ed è sempre un'emozione nonostante siamo comunque abituati a farlo, però avere di fronte un pubblico di bambini è ancora più emozionante, perché si percepisce veramente l'entusiasmo, la gioia. Diciamo che rispetto a un pubblico più adulto c'è molto più coinvolgimento, quindi questo si percepisce, noi siamo sul palco, lo percepiamo, e ci dà una spinta in più, una motivazione in più, una grinta in più per recitare, appunto per esibirci. Il progetto, partito nel 2018, ha coinvolto oltre 3.400 bambini e 300 insegnanti delle scuole primarie dell'Aquila e dei comuni soci di ASM. Noi avevamo come obiettivo quello di informare, formare la cittadinanza, renderla partecipe delle nostre attività. Il modo migliore è senza dubbio questo di portarlo all'interno delle scuole e con i ragazzi. Abbiamo realizzato, grazie ad ASM, ovviamente al Teatro dei 99, questo spettacolo che voglio ricordare è unico in tutta Italia, che coinvolge i bambini in una maniera incredibile. Durante lo spettacolo i bambini sono davvero entusiasti di quello che vedono e partecipano in modo attivo. Tutto questo ci aiuta poi a portare all'interno delle loro famiglie quelli che sono i messaggi che vengono veicolati da questo spettacolo, e di questo ne abbiamo prova, perché ogni volta i genitori ci dicono che i bambini a casa sono molto attenti a come vengono conferiti i rifiuti e danno le indicazioni giuste ai loro genitori per farlo nella maniera più corretta possibile. È uno spettacolo che ci sta dando tante soddisfazioni, perché chiunque lo vede è attratto, vuole replicarlo. Abbiamo in questi anni raggiunto tutte le scuole della nostra città, ci viene richiesto anche al di fuori della nostra città, e per noi questo è un risultato davvero importante. Lo portiamo avanti ormai da diversi anni, lo abbiamo fatto con entusiasmo, lo continueremo a fare con maggiore entusiasmo visti i risultati. Abbiamo coinvolto un numero di bambini che è davvero impressionante, e tutto questo ci aiuta ad aumentare la consapevolezza, la coscienza dei nostri cittadini sull'importanza del rispetto, del giusto conferimento e dell'importanza di fare una buona raccolta differenziata, che permette a noi di migliorare le nostre performance a livello di qualità
e di numeri sulla raccolta differenziata e permette a tutti i nostri cittadini di partecipare in modo attivo ad avere un ambiente migliore, a risparmiare risorse, energie, materiali, a dar vita, nuova vita a materiali già utilizzati e che possono avere una seconda vita e quindi è giusto dargli. Nel 2022 lo spettacolo è stato messo in scena in una versione all'aperto e portato nelle piazze dei comuni parte della compagine sociale di ASM SPA L'Aquila. Veramente una grande soddisfazione, è giunto al sesto anno di repliche, grazie all'ASM insomma, che ha avuto questa felice intuizione di cambiare modo di fare comunicazione, abbiamo realizzato, ideato, scritto e messo in scena questo spettacolo che ha una bellissima storia, una bellissima vita ed è meraviglioso vedere i bambini ancora oggi dopo sei anni di repliche come si entusiasmano, si divertono, giocano con gli attori in palcoscenico e imparano. E la cosa più sorprendente è vedere il coinvolgimento e il divertimento anche degli insegnanti, maestri, maestre, che partecipano attivamente a questo divertimento insito nello spettacolo, che nasconde appunto questi messaggi educativi che i bambini riportano a casa aiutando i genitori e i familiari ad imparare qualcosa in più.